Massimo Marchiori, professore dell'Università di Padova, insegna reti e web ed è stato uno degli inventori di Google con l'algoritmo Hypersearch. Quando è nata questa idea? È nata nel 96, ero studente qui di dottorato a Padova, per cui è anche bello dirlo, che insomma è nata qui nell'Ateneo di Padova. E questa idea praticamente io l'ho sottomessa alla conferenza mondiale del web e di internet, mi è stata accettata. L'anno dopo, quando si è tenuta la conferenza a Santa Clara, ho presentato questa cosa che migliorava i motori di ricerca dell'epoca. C'era Larry Page, uno dei due futuri inventori di Google, è rimasto entusiasta dell'idea. Per tutta la conferenza abbiamo parlato, discusso dei pro e dei contro di questo nuovo tipo di motori, e poi lui mi ha detto: guarda, è veramente ottima, cerco di vedere se riusciamo a fare qualcosa di nuovo basandosi su questa idea. E poi l'anno dopo a Stanford, dove erano lui e l'altro co-inventore, hanno inventato Google, che poi tutti lo conoscono. Quanto sono importanti oggi nel mondo di internet i motori di ricerca? I motori sono importantissimi per un semplice motivo, perché internet è diventata il grande ricettacolo, il grande insomma canestro pieno di tutta l'informazione che l'umanità man mano costantemente mette. Siamo in tanti, per cui c'è sempre più informazione. Questa informazione bisogna poi trovarla, è come avere una biblioteca enorme con troppi libri, e se non c'è un buon bibliotecario che ci sa suggerire dove sono i libri o un indice, è una biblioteca totalmente inutile, per cui è un aspetto veramente fondamentale, tant'è che era stato sottovalutato all'epoca. Mi ricordo attorno al 97, quando ho parlato per primo della possibilità che ci fossero motori di ricerca che poi influenzavano il modo in cui si accedeva all'informazione, illustri cattedratici dell'epoca mi hanno riso in faccia letteralmente, adesso suona ironico dirlo, dicendo: ma com'è possibile che un motore di ricerca risulti tanto importante da poter controllare, oppure insomma in un certo modo essere l'accesso del web? Sappiamo tutti poi come è andata a finire, è il portale a cui tutti cominciano, da cui tutti cominciano l'accesso all'informazione. Internet è veramente un territorio libero e globale o ci sono delle forme di censura? Internet è un nuovo territorio bellissimo, però non è il paradiso. La più grossa illusione è che internet sia un paradiso totale per cui tutti sono liberi e tutti possono fare quello che vogliono. La realtà è ben diversa. La realtà è che, siccome internet è un media molto importante, come tutti i media ha cominciato ad avere attenzioni economiche, di formazione di opinione di altro tipo, e quello che è successo è che essenzialmente è diventato molto più facile da controllare. Cioè, il grande paradosso che abbiamo ora su internet e sul web è che c'è talmente tanta informazione che, come avevamo anche detto prima, bisogna avere per esempio un motore di ricerca o dei mezzi per accedervi. Se è come avere un grande elefante, se lo prendiamo per la proboscide riusciamo a controllarlo, fra virgolette. La stessa cosa con internet: se riusciamo a controllare questi punti focali di accesso all'informazione, riusciamo purtroppo a controllare il 90% anche più del web, per cui potenzialmente è un ambiente libero. Quello che conta veramente, purtroppo, come in tutti i media, è l'accesso all'informazione. L'accesso potenziale c'è su internet, è questo che lo rende diverso dai soliti media. L'accesso però di fatto è pur sempre limitato, come nel caso di giornali, televisioni o altro, ai nuovi media, alle nuove televisioni, quali possono essere i motori di ricerca o i grossi portali che contengono l'informazione. Oltre ai motori di ricerca, i social network sono la grande novità di internet, le comunità intermediate dal computer, le comunità virtuali. Qual è la loro importanza oggi? È un'importanza fondamentale, anzi è un po' il futuro in un certo senso di internet. Internet, il web diciamo, per come è cominciato come una grande biblioteca multimediale, insomma l'accesso all'informazione, e ha avuto il successo che tutti conosciamo. Mancava una componente, le persone, per cui la gente è interessata all'informazione, ai libri, alla cultura, però anche alla socialità. L'altro aspetto è stato introdotto ora con i siti sociali, che hanno fatto sì che quella parte di società che era staccata, cioè le persone, l'interazione tra le persone, fosse in un certo modo
rincastrata dentro a questo ambiente che ha potenzialità incredibili, quali il web, per cui si annullano le barriere, ci sono molti meno problemi di timidezza fisica, tutte le cose che rendono la rete potente per quanto riguarda l'informazione anche dal punto di vista societario. Per cui questo è il vero futuro di Internet. È nata come una miniera di informazione, sta diventando un po' quella che è la piazza moderna. La piazza vera sta sparendo, la piazza diciamo fisica, sta nascendo in questo terzo millennio la piazza virtuale che sarà il web con questi siti sociali.